Host 2017. Ci troviamo allo stand della Spreafico, un costruttore di macchine confezionatrici per capsule da caffè, e siamo in compagnia di Gianfranco Zanardini, il responsabile per lo sviluppo, che abbiamo qui accanto a me. Buongiorno Gianfranco. Grazie, grazie a voi Fabio, grazie di essere venuto a trovare. È una piacevole visita la vostra. E noi ci onoriamo del fatto di essere presenti a questa manifestazione con la Spreafico. Dopo 40 anni diciamo che la Spreafico è sul mercato, soprattutto prima come azienda meccanica, e da 10 anni nel settore delle capsule del caffè. E in questi 10 anni abbiamo avuto, grazie praticamente alla nostra visibilità, soprattutto per l'innovazione che abbiamo portato sui prodotti, riconosciuta dalla clientela che abbiamo affrontato di anno in anno. Quindi sono gli stessi clienti che hanno, diciamo così, fatto di noi un orgoglio nel aiutarli nella loro produzione, nelle loro performance, che poi dovevano trovare come cliente finale poi dai supermercati o altro, e quindi trovando con noi delle soluzioni estremamente innovative e significative, diciamo così, per procedere, diciamo, questo cammino. Ecco, noi ci troviamo in una location particolarmente delicata, perché alle nostre spalle c'è un macchinario, una confezionatrice i cui portelli di sicurezza sono stati provvidenzialmente aperti per farla mostrare in tutto il suo splendore. Esatto, questa è nuova di zecca, è nuova vergine, è nuova di fabbrica, possiamo dire, dal cliente, insomma. Perché dovete sapere che sia la macchina che è qui alle mie spalle che le altre due che sono presenti in questo stand hanno già un bel cartello "venduta a", non possiamo dire per ovvi motivi quali sono i brand che l'hanno acquistata. Ma loro hanno detto: beh, ci consenti prima di trasportarla presso la tua torrefazione, di portarla in fiera e far vedere come funzionano le nostre macchine? E di questo ancora ringraziamo ovviamente i nostri clienti. Per quello che riguarda questo tipo di macchina, è una macchina praticamente dedicata al confezionamento della capsula dolce gusto, e che questo tipo di imballo, di confezione, è particolarmente richiesto, dove noi abbiamo applicato delle tecnologie, soprattutto data l'importanza della capsula, quindi con un contenitore piuttosto ampio, e nell'ambito del caffè dove c'è da lavorare praticamente in atmosfera modificata. E quindi sappiamo che cosa vuol dire l'atmosfera modificata, perché da tanti anni, e io in particolar modo è dal 92 che opero in questo settore, e già nel 92 iniziavo a realizzare i primi impianti lavorando in atmosfera modificata, cioè confezionando il caffè e non in atmosfera libera, ma in atmosfera modificata, per conservare il prodotto nel miglior modo possibile. Beh, pensate che tra il 1992 e il 2017 passano ben 25 anni, e sono 25 anni di esperienza totale, completa, dedicata a questo settore, dove quante volte, Gianfranco, sono venute fuori tutti degli errori che poi sono stati corretti e hanno consentito anche a voi, alle varie aziende, di migliorare non solo quella macchina, ma il settore in assoluto. Devo dire tantissimi, cioè, nel senso che noi avevamo già fatto una macchina per quell'epoca particolarmente innovativa, perché abbiamo avuto la possibilità di collaborare con un'azienda che ci ha chiesto un prodotto da portare in Svizzera, e allora la Svizzera era già patria praticamente della Nespresso. Quindi di conseguenza ci dovevamo già misurare a quell'epoca con una confezione che avesse le stesse caratteristiche, cioè confezionata in atmosfera modificata. Dopodiché ci siamo resi conto anche che eravamo decisamente in anticipo. Ora, io sono passato attraverso altre esperienze, lavorazioni, innovazioni, ho lavorato in gruppi importanti. Poi dopo ho trovato questa realtà alla Spreafico, che ha accolto le mie idee, i miei pensieri, e abbiamo fatto questi 10 anni di percorso insieme. Siamo arrivati a un buon risultato, diciamo, commerciale. Abbiamo un'ottima clientela, che poi voi stessi pubblicizzate cose che noi diamo a loro in termini, voi le vedete in termini di confezioni, diciamo così, già finite in una forma finale, ma però noi dietro siamo a fare il lavoro che a loro serve. Ecco, allora diciamo, a voi posso dirlo che nelle mie tante visite presso le torrefazioni il marchio Spreafico è estremamente e costantemente presente. Gianfranco, grazie, grazie per il contributo che hai dato a questa intervista. Saluta gli amici che sono dall'altra parte.
Grazie, grazie a voi tutti e vi aspetteremo alle prossime edizioni con altre novità. Già qui abbiamo un principio che è quello di arrivare a fare anche un confezionamento che riguarda tutta la linea, cioè che non solo il confezionamento primario ma anche il secondario. E noi avremo modo di parlarne sul sito vendingnews.it e Vending News, la rivista bimestrale dedicata agli addetti ai lavori della distribuzione automatica diffusa ogni 2 mesi attraverso posta target. Gianfranco, grazie ancora. Grazie, grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Non andate via perché qui abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi. Ciao Gianfranco. Grazie, grazie Fabio, grazie tante.